Buonasera, benvenuti su Liberi.tv. Io sono Gianni Colacione e oggi è il 10 maggio 2013 e cominciamo di consueto, come facciamo ogni venerdì sera, con questo spazio, diciamo, di libero vaniloquio che è La Virgola. E che, diciamo, come da sottotitolo, che è appunto i commenti della settimana, incarniamo letteralmente oggi, perché commentiamo un po' liberamente a quello che è un po' maturato nella politica in questa settimana, o perlomeno alcune cose. Si sono stabilizzati gli assetti e i compiti, gli incarichi della compagine governativa e parlamentare. E allora, visto che c'è qualche ottimista che parla di terza repubblica, che poi sarebbe da capire quando si è passati dall'una all'altra, i cittadini tutti legittimamente si aspetterebbero delle modalità nuove di azione da parte della politica. Enrico Letta, a cui abbiamo già fatto gli auguri, è sostenuto da un partito, il PD, il suo partito, che non si sa bene se esista ancora o se si è trasformato in qualcos'altro. E qui la cosa si fa problematica. E poi anche dal PDL, da qui il malumore diffusissimo, accuse di inciucismo, di cui abbiamo già parlato in passato, qui sulla Virgola. L'alleanza con Vendola non sembra poi così salda. Questi sono i componenti la maggioranza, molto eterogenea, per usare un eufemismo, composta da un partito dato in netto calo, il PD, e uno teoricamente incompatibile con il primo, dato in netta ascesa, il PDL. L'impressione, maturando un pochino gli eventi, è che lo sponsor migliore di questo governo sia diventato Berlusconi, quello che apparentemente era il meno interessato ad assicurargli una continuità. Infatti Berlusconi, già dopo le elezioni che hanno visto la cosiddetta non vittoria, di Bersani, era dato anche come nei sondaggi, ma era un po' un sentito comune, un leader vincente. Sicuramente il PDL, peraltro, durante la campagna elettorale ha recuperato sondaggi abbastanza, per quanto possa valere, insomma, ricordiamolo sempre, quasi 10 punti di svantaggio rispetto al PD. E quindi presumibilmente era il più interessato a nuove elezioni che per un certo periodo sono sembrate possibili, perché appunto era dato come forza vincente in ascesa. E allora penso che la scelta di Berlusconi sia stata quella di incrementare questo trend positivo, consolidarlo, rafforzarlo, pazientando, quindi dando l'impressione, appunto, di fare l'incarnazione del leader che ha attuato una scelta di responsabilità, quasi un martirio. Uno che rinuncia al tornaconto politico per il proprio partito a favore della governabilità del paese, date le emergenze che non mancano mai. Tanto lui dissensi interni non li teme, e quindi, perché può disporre come crede e come vuole, esattamente il contrario di ciò che accade nel PD. Unica pseudo condizione posta da Berlusconi è stata l'abolizione dell'IMU, con il rimborso agli italiani del già versato. Questo è stato effettivamente un cavallo di battaglia, non è la prima volta che si utilizza appunto questo tema in campagna elettorale. Risultato vincente una volta, ovviamente Berlusconi l'ha riproposto, l'abolizione appunto di questa tassa sugli immobili. Questo ovviamente tutto quanto fatto in visione di un bene per gli italiani. Però i piani di Berlusconi, secondo me, erano quelli di porre questa condizione, molto probabilmente irrealizzabile, quindi l'abolizione della tassa e la restituzione, era appunto di porla per far sì che dopo un po' di schiuma, di manfrina, al momento giusto, si potesse lui proporre come paladino dell'abolizione, della restituzione, e quindi una vera e propria investitura ufficiale al momento delle prossime elezioni. Solo che c'è, a mio parere, il reale rischio che questa schiuma, cioè questo periodo estenuante, non ci sarà, perché praticamente questo periodo che sarebbe dovuto servire per fargli evitare ulteriormente i gradimenti di Berlusconi da parte dei cittadini, dell'elettorato, è
è molto probabile che questo governo non lo offra a Berlusconi, perché è un governo che si autotermina da solo. Io spero di no. Insomma, quindi Berlusconi in qualche modo vedrà mutilata quella che potrebbe essere stata la sua espressione, tipo io mi sono battuto come un leone con responsabilità per questo governo e sostenendo questo governo anche col PD, ma proprio non me l'hanno fatta fare questa eliminazione dell'IMU con restituzione del già versato, e quindi basta, fine del sostegno. Ecco, questa cosa che prevederebbe quindi una certa processualità, una certa, diciamo, periodo estenuante, qui insomma c'è il rischio che non ci sarà, che sarà tutto molto più breve, e il rischio che il governo Letta si autotermini da solo, anche perché il trust di statisti che anima il partito di maggioranza relativa, per quanto poco, che appunto è il PD, riesce sempre a fare peggio e a mostrarsi sempre peggiore. Un esempio, proprio stamattina abbiamo dovuto ascoltare una testimonianza di Andrea Olivero su Radio Radicale. Andrea Olivero è il coordinatore di Scelta Civica. Scelta Civica, magari qualcuno se lo può essere dimenticato, ma comunque è il partito di riferimento di Monti, per intenderci. Ecco, Andrea Olivero ha dichiarato che il PD ha chiesto a Scelta Civica di votare per Nitto Palma come presidente della Commissione Giustizia. Così Scelta Civica ha obbedito, ma il PD non ha votato. Ora, poveretti, pure quelli di Scelta Civica, io capisco la loro frustrazione, il loro leader, diciamo, Monti, praticamente è sparito, e forse fa pure bene dopo la tassazione che ha imposto agli italiani, e questa secondo me è la cosa più grave, in campagna elettorale, a suo dire, senza vergogna, si vede che ha imparato dal PD, o dal PDL, insomma, in buona parte andava rivista, cioè una cosa fatta e poi in qualche modo doveva essere smontata perché c'era qualcosa che non era stato, e gli errori insomma erano emersi da subito con gli esodati e così via, dei calcoli che erano stati fatti male. E poi ci sarebbe da capire nel PD queste genialate, queste tattichette da far fare ad altri, poi votare scheda bianca eccetera, cose simili, chi è che le pensa, visto che i vertici sono tutti quanti dimissionari, o almeno segretario e presidente, il partito viaggia a vista nella nebbia. Non si sa bene se servirà un traghettatore verso un congresso o un'estremunzione. Certo, le premesse sono, pare di capire, verso un'assemblea dove non ci sia un orientamento, diciamo, univoco verso una scelta, ma anzi, poi ci sono alcuni che alimentano il movimento degli Occupy PD, mi sembra di aver sentito anche il segretario della sezione della Bolognina, una sezione storica, che ha comunicato, dichiarato di voler abbandonare questo partito. Insomma, è veramente una situazione drammatica che si ripercuote ovviamente sull'andamento del governo. Nel frattempo, nel Movimento 5 Stelle, Grillo evidentemente non ha saputo metabolizzare nella sua community non partito la quantità spropositata e soprattutto imprevista di voti ottenuti, e quindi praticamente procede Grillo instancabilmente a depurazioni a gogo. Come Grillo si accorge che qualche eletto del Movimento 5 Stelle mostra pericolose increspature nell'elettroencefalogramma, lo fa fuori. Penso che a breve resteranno solo lui e Casaleggio. L'Italia assiste, dopo aver svolto i propri compiti elettorali, assiste a una fascia di popolazione che sta nella miseria e che cresce sempre più. Non ci sono soldi per le casse integrazioni in deroga. Tuttavia, lo spread resta basso. Ecco, il miracolo montiano dello spread a 2,87 invece scende, incredibilmente più basso dell'epoca del rigorismo montiano. Miracolo? Io non penso, piuttosto penso un enorme ammortizzatore sociale europeo inventato, creato appunto con questa tolleranza e credibilità per evitare la catastrofe che invece è accaduta in Grecia. In questo contesto paludoso, Roma è il palcoscenico dell'ultimo di una catena di importanti appuntamenti elettorali che si sono succeduti a brevissima distanza. Si eleggerà il 26 e il 27 maggio il sindaco. In campo 18 candidati sindaco, tra cui
il sindaco uscente Alemanno, e il candidato del PD Ignazio Marino. Ci permettiamo di ricordare a memoria anche Edoardo De Blasio, per il Partito Liberale, che abbiamo avuto su Liberi TV già in passato. Segnaliamo che Ignazio Marino ha chiesto a Riccardo Maggi, radicale, di essere presente nelle sue liste. Ci sono anche altri radicali presenti in queste amministrative per le circoscrizioni o i municipi, che dir si voglia, e Liberi TV cercherà di sentirli. Questo è quanto vi volevo dire questa sera. Io ringrazio Donato Volpicella per la regia di questa serata, come delle altre. Vi ricordo che Liberi TV è un'associazione che si sostiene da sola, e quindi sarebbe utile che contribuisse iscrivendovi, sia ovviamente un contributo di tipo economico, che non è oneroso, e sia anche con proposte che potremmo appunto realizzare. E passo a illustrarvi il palinsesto. Alle 20:45, dopo la virgola, lo spazio Certi diritti, versetti pericolosi, neppure io ti condanno, conversazione quindi tra Riccardo Cristiano dell'associazione Radicale Certi diritti, curatore di questo spazio, spazio Certi diritti, conversazione con padre Alberto Maggi, teologo e biblista, che si appunto parlerà di questo libro scritto da ed è un evento registrato, mi segnala la regia, che ringrazio. Alle 21:15 Voci Radicali, stiamo cercando di avere uno scambio, dunque vi dico prima il titolo: Rosa nel Pugno 2.0 verso il progetto di un'area liberale. Vogliamo mettere a confronto, a seguito di quell'intervista in esclusiva che ci ha concesso Pierpaolo Segneri sulla storia della Rosa nel Pugno, il suo libro, un'intervista diciamo che ha seguito tre tappe, volevo mettere appunto a confronto Pierpaolo Segneri e Vincenzo Iacovissi, socialista. Pierpaolo Segneri dovrebbe venire appunto nello studio qui dove sto io, e cercheremo, vedremo un pochino se tutto quanto andrà bene. Io lo studio è apprestato, e insomma ovviamente ci sono come al solito le solite difficoltà, vedremo un pochino qua. L'intenzione è quella: Pierpaolo Segneri, Vincenzo Iacovissi. Alle 21:45 lo spazio Economia e Mercati, Open Market, i commenti consueti quindi analisi sull'andamento dei mercati a cura di Alfredo Pauciulo. Alle 22:15 la mia parte radicale, attualità politica e dintorni, conversazione con Silvana Bononcini, ormai un habitué su Liberi TV, conduce Riccardo Cristiano. Alle 22:45 chiudiamo con A tavola con i libri, cosa c'entra la matematica con la psicanalisi, Lacan e la topologia, di Jean-Michel Vrapot, trasfinito Trento 2011. E questo è l'appuntamento consueto, anche questo curato da Giancarlo Calciolari, note di lettura. A questo punto io restituirei la linea alla regia, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi do appuntamento a più tardi. Continuate a stare continuate a seguire i programmi di Liberi.tv. Grazie ancora.